La Val Chiavenna è pronta ad ospitare la penultima tappa della 104esima edizione del Giro d'Italia Verbania Vallespluga in programma sabato 29 maggio. 164 chilometri con la tirata finale ai 1727 metri dell'Alpe Motta, con 500 metri di dislivello, un evento straordinario pronto a regalare grandi emozioni che anche in questa edizione della Corsa Rosa vede nel nostro territorio il palcoscenico ideale. Un valore importantissimo, sono molto contento soprattutto per Madesimo, per la Val Chiavenna, Campo Dolcino, un territorio meraviglioso che grazie al Giro d'Italia, grazie all'arrivo di questa tappa avranno motivo e occasione di farlo conoscere ancora più persone, perché è comunque un territorio già molto conosciuto. Questa per loro è un'opportunità straordinaria, stiamo lavorando tutti insieme, sono convinto che sarà un arrivo di tappa memorabile, proprio perché all'interno di una cornice meravigliosa di un territorio splendido. Cosa ha dato il Giro d'Italia a questo territorio? Beh, il Giro d'Italia ha dato tanto, tant'è che la provincia ha investito tanto, da anni sta investendo su queste manifestazioni, perché comunque sono il futuro, perché comunque le due ruote, le biciclette, tutto il mondo che gli sta intorno, l'abbiamo capito tutti che sono veramente il futuro, quindi su questo stiamo investendo con risultati secondo me veramente molto importanti. E torno a ripetere, ritengo che proprio per la location, ma proprio perché l'arrivo di questa tappa avrà luogo in un posto meraviglioso, non potrà che essere così anche questa volta. Quindi sabato sarà un momento da incorniciare per tutta la nostra provincia di Sondrio. Eventi che testimoniano l'attrazione della nostra provincia, terra delle salite mitiche, Stelvio Gavi e Mortirolo, per gli amanti della due ruote. Da qui la grande attenzione da parte delle istituzioni che manifestano da sempre interesse sul cicloturismo. Lo sci con le due ruote sono le potenzialità che la provincia di Sondrio ha e che deve sviluppare, ma che ritengo che stia sviluppando nella maniera corretta, e questi eventi non fanno altro che far crescere questo percorso che abbiamo intrapreso da tempo.